Prova del 9 per l'Olimpia Agnonese che dopo Jesina e Tolentino vuole superare sul suolo amico anche l'ostacolo avezzano. Il signor Leone della sezione di Bari designato per garantire la regolarità. Solite nubi novembrine che coprono il cielo sul Civitelle, manovre sterili da entrambe le parti per quel che riguarda i primi 20 minuti, dove annotiamo soltanto una punizione di Page per i Granata che non ha prodotto significativi risvolti. Al 26esimo corner di Nicolao stacca Costa, ma le misure non sono ancora quelle giuste. Di lì a 3 minuti Page mette i brividi ai marsicani da esigua distanza. Fanti fa buona guardia, ma al 40esimo Acosta decide di rompere il silenzio correggendo in rete un cross degno del ruolo da terzino, vale a dire quello di Nicolao. E Agnone avanti 1-0 al termine dei primi 45 minuti con il contributo tecnico di Antonio Di Perna. Entriamo nella ripresa, altro spunto efficace di Nicolao e Coné non impatta davvero per questione di centimetri. Intorno al 20esimo Acosta, prima di essere sostituito, va vicino al bis personale, pizzicato però al di là della linea dei difensori, pericoloso anche l'avezzano di lì a poco con Traditi. Megeri deve superarsi con un prodigioso intervento. 36esimo è la volta di 40, sempre nelle fila ospiti. Megeri accompagna fuori, siamo all'epilogo del match. In entrambe le squadre alberga un po' di stanchezza, il campo diventa abbastanza pesante. Ultimo brivido per i Granata, girata di Brunetti, il portiere molisano salva nuovamente il risultato, anche se si era alzata la bandierina dell'assistente. Finisce 1-0 nel segno di Acosta, il terzo brindisi consecutivo dell'Olimpia Agnonese, che domenica prossima sarà di scena all'Aragona contro la Vastese, fresca di un sonoro poker ai danni della Recanatese. Avezzano a colloquio con i propri tifosi a margine della gara in virtù dell'insolente posizione di classifica. Mister Liguori, sconfitto l'Avezzano qui al Civitelle, non era facile perché l'Agnone squadra in salute, alla terza vittoria consecutiva, un primo tempo sottotono, nella ripresa è cambiato qualcosa, alla fine siete rimasti sempre in partita. Assolutamente sì, sono d'accordo con la tua analisi, più che sottotono abbiamo avuto tutte e due quella paura di perdere, abbiamo giocato sugli episodi, sulla forza di Neri, loro hanno avuto la capacità di sbloccarla su un cambio di gioco. Abbiamo perso l'uomo in aria, c'è stato una specie di dubbio tra i centrali e il terzino, però alla fine la prestazione c'è stata, soprattutto nel secondo tempo. L'Agnone è una squadra in salute, noi venivamo da due risultati utili consecutivi, diciamo che il nostro cammino è questo, il nostro percorso è questo. Io questo secondo tempo me lo tengo stretto, mi tengo stretto la prestazione, mi tengo stretto l'atteggiamento dei ragazzi, assolutamente. Io penso che oggi abbiamo pagato un solo tiro, è vero che non siamo stati molto, molto propositivi, ma alla fine abbiamo giocato contro una squadra che oggi, come ha detto lei, ha il terzo risultato, la terza vittoria consecutiva. Sì, assolutamente sì, nel senso che sapevamo fosse una partita complicata perché nonostante la classifica al momento deficitaria, però sappiamo che l'Avezzano ha valori importanti e nel secondo tempo si è visto. Primo tempo abbiamo creato qualcosina in più, è stata una partita bloccata, risolta da un episodio con un bel cross di Nicolao e gol di Acosta. Poi sì, effettivamente il secondo tempo siamo abbassati parecchio, un po' un calo di concentrazione, un po' perché, le ripeto, la forza dell'avversario ci ha messo in difficoltà. Giocavano bene tra le linee, palleggiavano da dietro, quindi un paio di volte abbiamo pressato male e sono usciti bene, quindi poi è stato bravo il portiere nostro a fare due belli.